Oggi adesso la Regione Marche festeggia, rappresentata da Monteprandone. Gemelle squizzate, a voi, avete vinto! Monteprandone e Piazza dell'Aquila è in tripudio per questa vittoria. Allora, cosa di meglio che festeggiare con la musica, con questo allegro saltarello suonato e cantato dal gruppo Aranderchite, che salutiamo e ringraziamo. E allora noi per festeggiare facciamo anche un bagno al mare, perché Monteprandone è vicinissimo, a pochissimo chilometri dal mare, quindi ci rinfrescheremo un po' così. Ciao, buon appetito a tutti! Ciao, ci vediamo al prossimo weekend! Dove se fa la vita bella che scellerata, dove la bella mia perse la vita, dove la bella mia perse la vita. E non avendo la dama, sono accompagnato da un'anatra, l'anatra corridrice indiana. Buon pomeriggio. E allora aspetta, posiamola, mettiamola insieme a loro, vede l'anatra, perché è la nostra protagonista. Dopo e capiremo il perché. E allora abbiamo Reno, Mariano, Alessandro, benvenuti. Ma chi siete voi? Noi siamo degli appassionati di musica popolare di Riva Cantone, del territorio piceno. Ecco, ma che cosa stavi suonando in questo momento? Questo è il tamburello marchigiano, si usava suonare. Aspetta, questo è tamburello marchigiano perché è diverso dagli altri tamburelli? Sì, viene usato anche, diciamo, una specie di accordatore, questi bulloni di acciaio. Ah. Una volta erano magari di altri materiali, e ha la particolarità comunque di essere un po' più pesante. E poi dentro c'è pure le campanelle. Campanelle, vedere, eccole qui, guarda qua. Senti, allora, voi quando è che suonate? Chi vi chiama? Allora, noi siamo degli appassionati, ci ritroviamo in tante occasioni a suonare insieme. Io nello specifico faccio parte di un gruppo folcloristico del Piceno che si chiama Aranderchite. Come si chiama? Aranderchite. Aranderchite. Sì. Ma c'ha un significato? Sì, rievoca un po' la scardezzatura del grano turco, e comunque quando si suona il saltarello si dice Aranderchite. Ma quindi... senti, ma voi siete per caso quelli che siete andati in giro per tutta, diciamo, tutta la zona a parlare con le persone più anziane, a chiedere magari anche quello che accadeva una volta? Esattamente, esattamente. Sì, abbiamo fatto una ricerca sul campo, abbiamo registrato gli anziani proprio per tramandare la musica caratteristica della vallata del Tronto, del Piceno, dei nostri paesi, della nostra campagna. Che cosa raccontate voi, quindi, la storia del territorio? Attraverso la musica, attraverso la musica e anche il dialetto. Oltre a te, tanti altri ragazzi lo fanno? Qui è una cosa che torna? Sì, ci sono altri ragazzi componenti di questo gruppo. Bravo, bravo. Gli appassionati come loro. Senti, dopo però ci rifate qualcosa? Ci come fate no, come che no. Cosa? Già hai immaginato che cosa? Ci pensate, ok. E allora avete capito, siamo a Ripa Tranzone, siamo in provincia di Ascoli Piceno, siamo nelle Marche, quello che dico sempre, diciamo oramai da 2 anni, dovete uscire e andate a visitare i nostri bei comuni. Allora, questo a voi, prego, musicisti, è un bel brindisi, grazie. Prima se sbaglia sempre, ci pagare c'è la fama, ma se sbaglia sempre, quando trovavamo un suonatore ballavamo e ballavamo un sardarello, ci staccavamo, magari ci siamo stracco morto, ma ballavamo. Quando segnava un sardarello, segnava tempo di mete, tempo di scardazzare, tempo di legnare, il carnevale, facciamo una serie di vestiti, andiamo a falare, mi c'è da falare. Ci mettiamo a ballare.